lavoratore durante un turno è stato colpito da un episodio increscioso, ci ha rimesso una gamba questo lavoratore. Siamo andati a parlare con lui e Francesco ci ha chiesto che cosa avremmo fatto oggi, si è interessato del presidio, ha capito che questa lotta è una lotta che riguarda tutti i fattorini, è una lotta giusta, è una lotta che parla di sicurezza sul lavoro e che parla di garanzie e tutele, è una lotta che è simbolica, che parla di più di 20 anni di diritto del lavoro destrutturato, è una lotta simbolo che riguarda tutti i lavoratori, non soltanto i lavoratori del mondo delle consegne. Siamo qui per rivendicare tutti i punti che dall'inizio animano questa lotta: monte ore garantito, abolizione del cottimo, una copertura assicurativa adeguata per il tipo di lavoro che svolgiamo, che è trasporto merci, l'applicazione di un contratto nazionale, perché siamo lavoratori come tutti gli altri e vogliamo le garanzie di tutti gli altri. Tristemente dobbiamo dirlo, è stato necessario il fattaccio, cioè un incidente di un ragazzo. Francesco ci ha rimesso una gamba perché le istituzioni vi chiamassero al tavolo. Sì, purtroppo è stato necessario l'episodio di cronaca, lo sappiamo, viviamo in Italia e nessuno si muove fino a quando non c'è un episodio che fa parlare le nostre coscienze. Siamo andati prima del presidio in rappresentanza a parlare con Francesco, con una rappresentanza di lavoratori e abbiamo avuto modo di incontrarlo. Francesco sta bene. È incredibile il modo in cui sta reagendo, è lui a dare forza agli altri, siamo tutti costernati rispetto a quello che gli è successo, è come se fosse successo a uno di noi. Nonostante questo lui sta cercando di reagire, resiste, lotta e ha detto che era insieme a noi in questa piazza oggi. Il collettivo Deliverance è salita a parlare con... sta salendo meglio a parlare con la Tajani. E quello che diciamo si ribadirà in quella sede sarà quello che andiamo dicendo da un po', che potete leggere sui volantini, che potete leggere sulla pagina Facebook di Deliverance piuttosto che di Strike Rider, che è l'assemblea dei lavoratori. Non solo Foodora e solo Glovo, siamo tutti fattorini qua a chiedere questo. Praticamente noi rischiamo, lavoriamo per le strade di Milano con la pioggia, neve, tutti i fatti e non veniamo riconosciuti. Loro vogliono che noi facciamo le consegne veloci. Loro ti chiamano sul cellulare e ti dicono: guarda, vedo che sei un po' in ritardo. E io le devo spiegare le mie motivazioni perché sto andando così, le dico che sono in bicicletta, che non ho una moto o una macchina. Se tu fai ritardo perdi altre commesse e perdi guadagno, è così? Certamente, si perde. Praticamente quello che sto facendo Glovo adesso è ti mette due ordini sopra il primo e stai andando a ritirare e ti arriva un ordine sopra, devi consegnare quello, arrivi dal cliente, firmi e subito partire per ritirare l'altro ordine a un altro posto. È giusto che tolgano sta storia del cottimo, che mi sembra una storia assurda, il fatto che comunque noi dobbiamo... Cioè, ci dicono di essere liberi professionisti quando in realtà lavoriamo per la loro azienda, quindi non mi devi dire che sono libero professionista se devo indossare e portare la tua azienda in giro. Tu sei venuto perché per tua iniziativa o perché per caso conosci il gruppo Deliverance Milano? Sì, partecipo al gruppo Deliverance Milano. Quindi la domanda che ti volevo fare in realtà è: tu ti senti rappresentato da qualche sindacato o da questo gruppo autonomo di Deliverance Milano? Deliverance Milano. La prima volta che finalmente l'amministrazione comunale incontra i lavoratori e chi sta organizzando insieme a loro le proteste e la lotta dei fattorini, e è la prima volta che si misurano con chi è portatore dell'esperienza quotidiana sulle strade. Sul punto della sicurezza che hai citato, c'è un percorso e si prevede una cornice per costruire questa cosa a cui si è accennato a qualcosa? La gravità del fatto e l'emergenzialità che è emersa sulla questione della copertura assicurativa, un po' di cose si stanno muovendo. Alcune aziende, notizia di oggi, hanno ritoccato la copertura assicurativa. Quello che noi chiediamo ovviamente, prima di tutto, una copertura assicurativa migliore intanto. Punto secondo, l'applicazione di questa assicurazione.
lavorazione. Lo sciopero del 25 dichiarato da CGIL e CISL UIL? Se la CGIL si sveglia un anno e mezzo dopo, due anni dopo le prime manifestazioni, non c'è soltanto un ritardo, ma un'inadeguatezza dello strumento che a livello sindacale si mette in campo. La questione rimane ovviamente centrale, quella del contratto. Non esiste nessun contratto nazionale, a differenza di quanto vada dicendo e raccontando la CGIL, la menzione all'interno di un contratto nazionale di una questione non significa riconoscere e risolvere il problema. Sulla questione della rappresentanza, l'ultima questione, in questo processo di consultazione quindi le istituzioni vi hanno riconosciuto, Deliverance Milano? Loro hanno detto che siederemo al tavolo insieme ai lavoratori. Se poi, come si dice, dovessero cambiare idea, risponderanno anche di questo, oltre al fatto che oggi si sono impegnati a fare qualcosa che vada al di là delle singole dichiarazioni nominali di impegno o manifestazioni di interesse. Abbiamo detto quello che vogliamo è un sensibile miglioramento nelle condizioni dei lavoratori e voi dovete farvi non soltanto promotori ma anche artefici in collegamento tra le parti sociali coinvolte nei limiti delle competenze che avete.